Wattai a tutti ciurma e benvenuti Raggi Kirin in questa nuovissima reaction. Prima di procedere, ragazzi, col video, io volevo appunto chiedervi scusa, ma in questi giorni, insomma, nei giorni passati, nei prossimi giorni, ho avuto ed è probabile che avrò, insomma, diversi impegni che purtroppo, tra virgolette, devo per forza portare a termine e quindi, ragazzi, immaginerete che ovviamente non ho avuto e non avrò tempo per registrare video e anche perché, quindi, tra l'altro, in questo periodo, ragazzi, c'ho la testa davvero molto occupata, cioè c'ho la testa un po' da un'altra parte, quindi non ho tanto la testa per mettermi a registrare. Quindi anche, insomma, se dovessi avere un po' di tempo, potrei preferire di non registrare, più che altro perché magari, ragazzi, non avendo la testa per farlo, probabilmente i video non sarebbero poi così tanto godibili. Quindi preferisco piuttosto non registrare nulla, invece di registrare qualcosa, insomma, di poco piacevole da guardare, ecco, per cui io vi chiedo di nuovo scusa, ragazzi, però purtroppo è così che ci possiamo fare e il lavoro e gli impegni mi portano via diverso tempo, tempo che prima sicuramente dedicavo ai video, ma adesso proprio per questi motivi qua a volte, ragazzi, non mi è proprio materialmente possibile, per cui insomma faccio spallucce perché non ci posso fare purtroppo niente. Io vi chiedo di nuovo scusa. Quest'oggi vi porto appunto questa reaction, ragazzi, perché finalmente tutto, insomma, è quello che stavamo tutti aspettando, probabilmente, o perlomeno che i fan della saga stavano aspettando, è stato finalmente appunto annunciato il remake di Resident Evil 3, sicuramente richiestissimo da tutti i fan dal momento in cui è stato appunto pubblicato il remake del 2, che è stato grandemente apprezzato, ha avuto notevole successo. Io personalmente, come ben sapete, insomma, come magari la maggior parte di voi sa, non ho mai giocato a The Resident Evil in vita mia. Ho giocato un pochettino di tempo fa al remake del primo assieme a Rodrigo e sto giocando il remake del 2 effettivamente qua sul canale in questo periodo di regola starei giocando. Devo dire che effettivamente i giochi, ragazzi, perlomeno il primo mi è piaciuto davvero tanto e il secondo mi sta piacendo davvero tantissimo, per cui io non posso esprimere pareri su cosa mi sembra di questo trailer, insomma, facendo paragoni con l'originale, quindi non vi aspettate questo, ma ovviamente sono comunque anch'io impaziente di guardarlo perché significherebbe poter giocare anche al terzo episodio di questa saga in versione migliorata, insomma in versione d'oggigiorno, diciamo così. Quindi sono comunque un po' impaziente anch'io, ragazzi, non perdiamo più tempo e andiamo a guardare questo trailer. Ragazzi, non ci sono i sottotitoli in italiano, ce ne faremo una ragione. I've never seen anything like it. I haven't been able to sleep this week. You gotta stay strong. Don't give in to fear out there, right? How did this happen? Calm down, buddy, calm down. Send reinforcements! No! Wait! Hurry up! Get off! Get off! Help me! Cadere, ti prego. Lei no, dico il tizio che ci insegue. What the hell? How could this many people be infected? This city is completely cut off, isolated. Don't look at me like that, all right? I'm not an infected. But right now it's got a hard on for the only two stars left in town. They don't need a bleeding heart like you getting in the way. Star's office has to be in this direction. It gets worse every night. They don't want the world to know what they've done. Oh, my head. What's wrong with Umbrella? Get in! I can't!
You gotta get out of there. You guys are the ones who caused all of this. No, wait. Oh, come on. We've gotta be dreaming. Commitment, honesty, integrity, these are the core values that create the foundation for Umbrella Corp. Ok. Questo appunto l'avevo già sentito. Cioè, avevo già letto la data di uscita, ragazzi, sapete. Sapete benissimo che sui social ormai poche cose rimangono segrete, quindi la data d'uscita l'avevo già letta. PlayStation. Caspiterina, allora, sembra davvero molto molto interessante. Ripeto, allora, io purtroppo non conosco il gioco originale, quindi non posso fare dei paragoni. Però sembra figo, insomma, ovviamente, come magari sembrava figo il remake del 2. Però ho letto alcuni pareri in giro, ovviamente, per il web. Le persone si sono dimostrate entusiaste di questo trailer, solo che la gente, ragazzi, ha paura che questo remake possa dimostrarsi una sorta di flop, visto che è passato troppo poco tempo effettivamente da quando è uscito il remake del 2, per cui la gente ha paura che stiano facendo le cose troppo di fretta e che quindi magari questo remake si ritrovi ad essere un po' frettoloso, ecco, fatto magari anche con materiale riciclato dal secondo. Queste sono proprio, ragazzi, pareri che ho letto da diverse persone, che insomma, e potrebbe anche essere vero, perché magari, ragazzi, sapete, siccome oggigiorno l'obiettivo principale di qualsiasi cosa, insomma, è quello di fare soldi, ovviamente, visto l'immenso successo del remake del secondo, si sono detti, allora perché non anticipiamo già i tempi e facciamo vedere che stiamo facendo il remake del 3. È incredibile che già esca nel 2020, o perlomeno nella prima metà del 2020. È questo che spaventa un po' le persone e che effettivamente insospettisce anche un po' me, che comunque, ripeto, non posso fare paragoni con l'originale, quindi non so se quello che si è visto sia o meno fedele al, insomma, appunto all'originale, ma mi insospettisce perché effettivamente, ragazzi, come hanno detto molte persone, è passato poco tempo da quando è stato pubblicato il remake del secondo e ho paura che si siano decisi appunto a fare anche questo remake così in fretta e furia per far sì, insomma, che la gente fosse entusiasta e si esaltasse a tal punto, ovviamente, da dire a prescindere lo compro appena esce. Questa potrebbe essere un'arma a doppio taglio, perché ovviamente, ragazzi, chiunque abbia visto questo trailer adesso magari non vede l'ora di prenderlo al lancio, di comprarlo appena esce, visto appunto il buon risultato che hanno ottenuto col remake del secondo. E questa, ripeto, potrebbe essere un'arma a doppio taglio, perché magari appunto per fare le cose di fretta potrebbero appunto riciclare magari elementi del secondo remake per fare le cose più rapidamente e farlo uscire il prima possibile. A me tutto questo un pelino appunto ha puzzato, ragazzi, cioè quando ieri ho visto è stato finalmente annunciato Resident Evil 3, è uscito il trailer, ho detto caspiterina, cioè fino a qualche giorno fa era solo un rumor, cioè si era vista qualche immagine così tipo buttata lì, no, però appunto la gente pensava fosse semplicemente per magari tenere un pochettino le persone col fiato sospeso, quindi non mi sarei mai aspettata di trovarmi di fronte già un trailer e una data di uscita così vicina. Ecco, questo senza dubbio, è vero che è aprile, però ragazzi oggi è 11 dicembre e praticamente mancano poco più di 4 mesi. Poco tempo, ripeto, cioè fino a, a pochi giorni fa era solo un rumor che facessero il remake, adesso invece è proprio realtà. Boh, io spero che appunto non facciano non abbiano fatto le cose così di fretta e furia, e anche perché deludere i videogiocatori sarebbe una brutta mazzata. Poi tra l'altro altri pareri che ho letto riguardo appunto questo remake riguardavano l'aspetto di Nemesis. Allora, io non ho mai giocato a Resident Evil, però so benissimo chi è Nemesis, nel senso appunto qual è il personaggio, nel senso ce l'ho in testa come è fatto fisicamente Nemesis, anche se appunto non so nient'altro di lui, di questo
personaggio, e quindi basandomi solo sull'aspetto posso considerare anch'io che effettivamente è diverso dall'originale, e quindi molta gente ha storto il naso riguardo appunto proprio l'aspetto fisico di Nemesis, dicendo ma no, ma perché l'hanno cambiato, perché l'hanno modificato, se uno fa un remake deve fare le cose esattamente come erano nell'originale, cosa che poi fondamentalmente non avviene mai, ragazzi, del tutto, questo lo sappiamo. Per stare al passo comunque coi tempi devono sempre inserirci qualche aspetto nuovo, o comunque modificare qualcosina per far sì che sia più attuale, perché comunque stiamo parlando di giochi, ragazzi, di diversi anni fa, e quindi magari proprio per esigenze, non so, di oggigiorno, del giorno d'oggi, devono cambiare qualcosa, ma la gente si è risentita per questo motivo, e molte persone hanno detto che non avrebbero dovuto modificare l'aspetto di Nemesis. Ho letto anche invece di persone che amano la saga, che invece lo hanno trovato figo, insomma, che erano entusiaste di questo cambiamento per diversi motivi, e quindi insomma, ragazzi, come sempre il pubblico comunque si divide, anche se la maggior parte dei pareri che ho letto era assolutamente entusiasta, per cui non so cosa effettivamente pensare del tutto di questo trailer. Sicuramente fa presagire che sarà qualcosa di figo, come appunto lo è il remake del secondo, solo che mi auguro appunto, ragazzi, che per fare le cose di fretta e furia non si siano limitati magari a riciclare vari elementi, eccetera eccetera. Tutto qua, ecco. Se mi state per chiedere se lo comprerò al lancio, ovviamente essendo entusiasta del remake del secondo, che comunque mi sta piacendo tantissimo, probabilmente vorrò comprarlo al lancio, però insomma poi vedremo, perché magari ci mostreranno anche qualche altra cosa intanto che il tempo passa, per cui ovviamente, ragazzi, sono molto impaziente di sapere quali sono i vostri pareri a riguardo, perché sicuramente buona parte di voi l'originale l'ha giocato, per cui voglio assolutamente sapere voi cosa ne avete pensato di questo trailer, cosa pensate di tutta appunto questa storia, del fatto che questo remake sia già realtà. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione, e obdosh a tutti, ragazzi, da Giochirina, ciao!